Con il passaggio nelle file dell'opposizione di Max Floriani e recentemente del presidente del Consiglio Mauro Ottobre, il Consiglio Comunale di Arco ha perso alcuni pezzi importanti della maggioranza. Le opposizioni si sono oggi compattate per tracciare una linea comune che possa tenere testa al sindaco Betta e alla Giunta. Sì, oggi siamo come minoranze per affermare che Betta evidentemente non ha più la maggioranza all'interno della città di Arco, continua ad averla in consiglio comunale per il momento. L'immobilismo e le contraddizioni di questa giunta sono tante, sono evidenti, i cittadini sono stufi perché aspettano da 3 anni ormai di amministrazione delle risposte che continuano ad arrivare sui grandi temi, i grandi volumi, il problema sanitario, il problema viabilistico. C'è un immobilismo totale, noi oggi affermiamo una compattezza come minoranze per degli obiettivi che dovranno essere comuni, pur mantenendo la nostra autonomia e indipendenza come movimenti, come partiti. Questa quindi oggi è, diciamo, l'inizio di un'azione comune che vorrà porre in tempi, ci auguriamo rapidi, il problema della governabilità di Arco. Secondo noi la soluzione è unica, questa giunta deve andare a casa. Io avevo lasciato l'amministrazione comunale nel 2008 da assessore comunale per andare in consiglio provinciale. Io oggi ho trovato una realtà completamente diversa, un comune molto peggiorato, lo si vede anche dalla manutenzione ordinaria, dalle piccole cose, dalle strade, dai marciapiedi, dai tombini, una cosa disastrosa. Il sindaco Betta non fa le scelte che andrebbero fatte, è nella sua facoltà di cambiare, nominare funzionari e dirigenti, lui sa che le cose evidentemente vanno male, ma lui non fa nulla. E questo immobilismo sta veramente portando indietro Arco in una storia molto brutta. E Betta sta scrivendo una pagina molto brutta di questo comune di Arco. Noi non vogliamo un Arco così, un Arco che tutti sanno che ormai è declassata rispetto a Riva del Garda, la differenza è enorme. Tutti sanno che l'ufficio tecnico non funziona, evidentemente. Lui non fa queste cose qua e evidentemente anche lui sta zitto. Che beneficio ha Arco avere un sindaco di un partito che nei suoi confronti, dello stesso partito dei rappresentanti provinciali, per esempio l'assessore Zeni, non riesce a evidentemente incidere nulla? Nulla sulle case di cura private, in questo momento Eremo è veramente in posizione molto, molto critica rispetto alle scelte della provincia, nulla rispetto anche a Villa San Pietro di recente appena inaugurata, dove la provincia autonoma di Trento, sempre Zeni, ha tolto i pazienti trentini, quindi danneggiando questa struttura nuova che hanno speso 11 milioni di euro. Nulla anche sulla futura legge che verrà dell'accorpamento delle case di riposo. Betta si dice contrario, ma non alza un dito. Sì, siamo qui oggi riuniti, tutte quante le minoranze di Arco, in maniera molto compatta e decisa, perché siamo stufi del tergiversare continuo che la pubblica amministrazione di Arco, la Giunta e Betta in primis, non stanno facendo per la città di Arco. A me è caro in particolar modo un tema, il tema della viabilità. Sono oltre 1.000 giorni che è in funzione il rondò di Via Roma, è una scelta viabilistica che non va bene, vengono prese delle scelte su Via Pomerio che oggettivamente sono sbagliate e che creano esclusivamente fastidio ai cittadini di Arco per andare a parcheggiare, per andare a visitare le attività commerciali che vi sono lì vicino, Coop, Orvea, negozi, bar e quant'altro. Insomma, la gente di Arco, che io ho modo di frequentare, è obiettivamente stufa di questa situazione. Ora, ripeto, come opposizione in maniera compatta vogliamo con Betta confrontarci sui temi importanti della città per vedere di smuovere questo immobilismo completo che c'è oggi ad Arco. Ma io credo che, a parte in termini specifici, che chiaramente ci sarebbe molto da muovere all'interno della nostra comunità come progetti che non sono mai stati presi in considerazione definitiva e portati a termine. Quindi sono tantissimi gli aspetti e non voglio toccarli. Il dato oggettivo è che oggi l'opposizione di Arco, da 6 consiglieri, ha avuto la possibilità di ampliarsi a 8 consiglieri. Quindi credo che ci siano i presupposti, se in termini chiaramente di ricaduta
progetti positivi per la comunità di Arco, 8 consiglieri possono avere un peso non indifferente per non solo limitarsi a controllare quello che viene proposto dalla maggioranza, ma effettivamente anche essere più avanti e fare delle proposte positive che poi ovviamente hanno un peso diverso perché hanno chiaramente 8 consiglieri e non limitato a 6 consiglieri. Quindi faremo un'opposizione costruttiva e propositiva invece che solo in termini chiaramente di verifica e di controllo di quello che viene fatto.